Eseguita l'autopsia all'ospedale di Agrigento sul cadavere di Concetta Traina. La ragazza è stata uccisa a mani nude, massacrata di botte e poi strangolata. Il medico legale Giuseppe Ragazzi di Catania ha compiuto l'autopsia nella camera mortuaria dell'ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento. Mirko Lena non ha usato un coltello. Concetta Traina, la sua ex fidanzata, non è morta vittima di arma da taglio, ma perché è stata massacrata di botte. Lui ha sbattuto lei violentemente su una parete e poi l'ha strangolata a mani nude. Concetta, Cettina per gli amici, ha subito le fratture del collo e della base cranica. Non vi è stata violenza sessuale, come ha confermato l'esame del tampone. Adesso lo stesso dottor Ragazzi procede all'esame autoptico sul cadavere della madre della 27enne, Angelina Reina, 71 anni, e poi sul corpo dell'assassino, che poi si è impiccato appendendosi con dei cavi elettrici a una trave della mansarda dell'ultimo piano della casa in via Leopardi. A San Giovanni Gemini vi è mestizia e costernazione. L'arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro, ha sospeso i festeggiamenti religiosi, molto attesi dalla popolazione, della Madonna della Provvidenza, in programma domenica prossima, 12 ottobre. Quando invece Montenegro ha invitato tutta la comunità cristiana di San Giovanni Gemini e Cammarata a riunirsi in una veglia di preghiera silenziosa per stringersi spiritualmente attorno al dolore delle due famiglie, devastate da quanto accaduto mercoledì scorso, 8 ottobre. Anche l'amministrazione comunale di San Giovanni Gemini, presieduta dalla sindaco Carmelo Panepinto, ha annullato la tradizionale fiera che si sarebbe svolta durante il fine settimana in corso, in prossimità della festa della Madonna della Provvidenza. In occasione dei funerali possibili, quando le salme saranno restituite alle famiglie, sarà proclamato il lutto cittadino. A celebrare nella chiesa madre la messa per i funerali delle due donne uccise sarà l'arciprete Don Luca Restivo e probabilmente contemporaneamente Don Francesco Baldassano celebrerà i funerali di Mirko Lena nella chiesa della Madonna di Fatima, nel quartiere del Sacramento, dove vi è l'abitazione che è stata teatro della tragedia, della follia.